Amici del canale, buongiorno. Mi trovo a Piacenza, a pochi metri da Piazzale Milano. Ho deciso di parcheggiare la macchina qui, oltre al fatto... No, no, prego, prego. Sto riprendendo me stesso Ah, e non... scusi. qui non... Mi trovo a Piacenza, a pochi metri da Piazzale Milano. Ho deciso di parcheggiare la macchina alle mie spalle perché c'è un parcheggio gratuito. Non è molto facile trovare posto, ma ci sono riuscito e ho parcheggiato qui perché sono anche a pochi metri dal Viale Risorgimento, che è un punto ottimale per iniziare una visita turistica alla città, in quanto sul Viale Risorgimento si trova il grande complesso monumentale di Palazzo Farnese, uno dei gioielli architettonici della città. Ecco, adesso mi sto recando verso Palazzo Farnese. Purtroppo non è una giornata molto piacevole dal punto di vista del meteo. È un po' scuretto. Comunque spero che si veda qualche cosa. Ecco, Corso Risorgimento è una delle arterie principali di accesso alla città. Fiancheggia qui sulla mia destra un campo sportivo. Vedete, c'è una pista di atletica. Sono quasi arrivato a Palazzo Farnese. Adesso ho alle mie spalle Palazzo Farnese. Sì, riesco a inquadrarlo nella sua interezza. Come vedete è imponente. Di fronte c'è una scuola, di fronte a Palazzo Farnese. Una scuola prestigiosa, è un liceo classico, scientifico e linguistico. Adesso ve lo mostro meglio. Come vedete, è proprio anche lui in corso Risorgimento, di fronte a Palazzo Farnese. Sempre su Corso Risorgimento ci sono altri plessi scolastici importanti. Qui c'è un istituto tecnico. Finalmente, recandomi in Piazza Cittadella, riesco a riprendere illuminato sia me sia l'ingresso di Palazzo Farnese, che è appunto la Piazza Cittadella, e lì c'è anche l'ingresso per i musei. Adesso, ad esempio, c'è una mostra dedicata ai fasti di Elisabetta Farnese. I fasti di Isabella Farnese, ritratto di una regina. È una mostra, non so quanto sta su, adesso cercherò di dirvelo. Eccomi nel cortile di Palazzo Farnese. Sì, sono io, vicino a un nobile che sta parlando da uno schermo che spiega presumibilmente quello che trovate nella mostra. Vediamo un po', qua sono nel cortile
di Palazzo Farnese. Interessante anche il cortile. Il giro completo. Cortile di Palazzo Farnese. E voilà. Ecco, sono di nuovo su Corso Risorgimento e oramai mancano pochi metri ad arrivare a Piazza dei Cavalli. Qui ci sono alcuni bar che non dovrebbero essere male. C'è parecchio traffico perché siamo all'ora di punta e quindi adesso vediamo cosa succede. Ecco, oramai sono arrivato in Piazza dei Cavalli, è l'ultimo tratto di Corso Risorgimento che è pieno di negozi. Questo tratto oramai è pedonale. Vedo anche parecchie persone che vanno in bicicletta, insomma un ambiente rilassato, Piacenza. È un'esperienza interessante andare in giro da solo, parlare da solo con, con un bastone da selfie. Come in Piazza dei Cavalli, cominciamo a inquadrare la Basilica di San Francesco e il Palazzo delle Assicurazioni dell'INA, costruito nel 1940. Naturalmente pezzo forte di Piazza dei Cavalli è Palazzo Gotico, solo che adesso non c'è molta luce. Vediamo se vedete qualcosa. Hanno cominciato a costruirlo nel 1283 ed è uno degli edifici più rappresentativi di Piacenza insieme a Palazzo Farnese che già vi ho fatto vedere. Ecco sempre il Palazzo dell'INA, la chiesa di San Francesco che ora non si vede più. Ecco perché si chiama Piazza dei Cavalli. Poi ce n'è anche un altro. Eccolo là, sono due. Qui sono sotto i portici di Palazzo Gotico, abbastanza interessante. Giro completo. Adesso da Palazzo Gotico, andrò a Piazza Duomo e prendo una via che è abbastanza commerciale, ci sono tutti i negozi, quelli con i marchi più conosciuti. A mio avviso non è molto interessante, ma se ci siete, magari per un gelato. Ecco, alla fine proprio non ce l'ho fatta a prendere quella vietta commerciale, mi sto recando in Piazza Duomo da un vicolo. Cioè, è una via che si chiama Via Romagnosi, è molto più tranquilla. Palazzo Morando, secolo XVIII. Beh, sembra comunque interessante come via. Qualcosa c'è un bar.
E poi c'è pochissima gente in giro, saranno le 5 del pomeriggio, ma proprio non vedo nessuno in giro. Eppure sono pochi metri da Piazza Duomo. Ecco, adesso sono arrivato in Piazza Duomo. Quello che vedete alle mie spalle è il Duomo. Non c'è luce. Una veduta della piazza. Sono anche vari bar e caffè, magari adesso ne provo uno. Ecco il caffè di Piacenza che è alle mie spalle, dovrebbe essere il migliore caffè e pasticceria cittadina e quindi adesso proverò a prendere qualche cosa. La vita dello youtuber direi che è abbastanza faticosa e quindi adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.